La città di Cosenza ha festeggiato con solennità e profonda devozione la sua santa patrona, la Madonna del Pilerio. Una folla immensa di fedeli ha partecipato per oltre 2 ore alla processione che, partita dal Duomo, ha attraversato le principali vie della città. Tra l'esposizione delle coperte più belle e una pioggia di petali di rose, ha attraversato Corso Telesio e Piazza dei Valdesi per poi immettersi nel cuore della città nuova. Dopo una breve sosta davanti alla prefettura, dove la Madonna ha ricevuto l'omaggio floreale, la processione ha proseguito il suo cammino fino a Piazza dei Bruzzi, dove il parroco della cattedrale, Don Luca Perri, ha pronunciato l'atto di consacrazione della città, che ha suggellato ancora una volta il legame d'amore profondo che da tanti secoli esiste tra Cosenza e la sua santa patrona. O Madonna del Pilerio, noi ti rendiamo grazie per i segni del tuo amore profusi nel corso del tempo sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra città. Guarda benigna la nostra Cosenza. A te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e le sue miserie, i suoi gesti di bontà e le sue debolezze. Ma la tua sollecitudine materna è più grande dei nostri stessi abbandoni. Convertici tutti dagli abusi della menzogna, dal potere della cattiveria, dall'ingiustizia e dalla violenza, dalla peste dell'egoismo, dal terremoto dell'odio e della vendetta. Non privarci del tuo amore, o Madre. Veglia sulle case e sulle famiglie, sui quartieri e sulle comunità, sui seggi e sulle cattedre, sulle scuole, sugli ospedali, sulle officine, sui cantieri e sulle molteplici espressioni della operosità quotidiana. Conforta i poveri, i sofferenti, i bisognosi, i carcerati, gli emigrati, gli emarginati che cercano uno spazio di vita e di speranza. Guida i giovani sulla strada della vita. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati, la premurosa apertura verso l'umanità, che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace. Sostienici, o Madre, nella sequela di Cristo, affinché, seguendo Lui, via, verità e vita, risplenda sulla nostra Chiesa e sulla nostra città il volto di Dio Padre, al quale, per mezzo di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo, sia gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen. O Madonna del Pilerio, nostra gloriosa patrona, prega per noi. La processione ha poi ripreso il suo cammino per rientrare in cattedrale, dove è iniziata la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Nolè e preceduta dall'accensione del cero votivo da parte del sindaco Mario Occhiuto. La cerimonia si è conclusa con il rinnovo dell'atto di consacrazione di tutti i cittadini alla loro santa patrona, la Madonna del Pilerio.